favore, due parole per la Rai. E qual è il suo pensiero sulla crisi del cinema? Crisi del cinema è crisi di idee. Non ci sono più idee, non ci sono più scrittori. Grazie infinite, Legionella. Signora, le sigarette. Buongiorno, signora. Signora Mangano, permette, permette. Sono Silvio Magnotti. Sì, sì, lo so, quello del romanzo. Andiamo? Sì, ricorda? Senta, scusi se l'altra sera le ho risposto male, ma lei mi telefona alle 3 di notte, mi fa la voce di De Sica. Guardi che io non risponderei neanche a De Sica se mi telefonasse. Scusi infinito, signora Mangano, ma io non sapevo come fare. Sono 3 mesi che cerco di parlarle a 4 occhi. Vorrei sapere se lei ha letto il mio romanzo e se è disposta a fare il film. No, io non sono affatto disposta. No. Però siccome non sono io che decido, ma è il regista, guardi, è lì, è Blasetti. Ah, è Blasetti? E allora parlo con Blasetti e poi le ritelefonerò. Sì, ma no, alle 3 di notte. Grazie, infinite, scusa. A chi raccomando tutto il tema? Parate! Che è successo? Datemi forza! Me ne aspettavo a voi, no? Forza! No, no! Ci siamo in mente! Signor Gassman! Ha scritto il romanzo, ci vediamo? E chi è? Niente, uno che cerca soldi. Legionari? Sì, sì! Aspetta! Signor Gassman, permette! Buongiorno, permette Blasetti. Forza, chi buongiorno, sì. Sono Silvio Magnozzi, ricordi? Sì. Buonanotte con quei cavalli, eh? Le ho mandato il mio romanzo, La vita difficile, lo ha letto? Grazie. Ah, La vita difficile, ho capito, sì, bello, bello, bravo. Anche la Mangano lo ha letto, e se lei Blasetti è d'accordo a dirigere il film, io potrei firmare il contratto. Oh, Blasetti. Quei cavalli! Lei mi fa firmare il contratto, sì. Mi danno un piccolo anticipo, io ne ho bisogno. Sono sempre d'accordo di fare un film polemico, ma lei ha dimenticato... Vai un po' più su. Ha dimenticato, ha capito, ha dimenticato la censura. La censura? Già, la censura. Scusi, Blasetti, non può venire giù, ne parliamo 5 minuti con calma. Scusi. Senta, mi faccio un piacere, mi aspetti al bar, che più da lavorare, no? Faccia, faccia pure il suo comodo, mancherebbe altro, non la voglio disturbare, io l'aspetto qui quando ha finito. Che fa, mi aspetta qui lei? Ma devono passare le bighe, ma se ne vada. Bene, allora vada al bar. Se ne vada. Sì, può andare.